È difficile da credere, ma a volte è possibile incontrare l'amore irreversibile. Io e Victor. Ecco tutta la storia. Sapevo già che la mia vita sarebbe ruotata totalmente intorno a lui. Come ti chiami? Mi sentivo come un moscerino attratto da una lampadina, mi stavo per bruciare. Non so se è stato l'alcol o se è diventata brutta mentre dormivo, ma al risveglio non era più lei. Hai corretto tutto il mio manoscritto? Beh, sì. Il problema è che questa donna mi castrerà e lei lo sa che non ho le palle. Ah, forse è questo il problema. Possiamo avere una camera, per favore? Lei adora fare l'amore con me. Lasciate andare. Un fiasco. Oh, non so perché mi schiaffeggiasse in quel modo. E questa la chiami fidanzata? Io la chiamerei puttana. Oltretutto beve. Meno di sua moglie. Victor Adelman, buonasera. Buonasera. Victor Adelman? Sì. Chi è? Vedi, quando ho cominciato sembravo un attore che scriveva libri. Adesso sembro davvero uno scrittore, non trovo? Sorridimi. Sei la donna più bizzarra che abbia mai conosciuto. Perché ora ti comporti come una first lady? Oh, merda! Ho scelto l'unica donna che non riesco a impressionare con quello che faccio, con quello che scrivo, diavolo, con quello che penso. Non così veloce. Dov'è lui? Sta uscendo, signore. No, mio marito! Tutto tranne la noia! Perché piangi? Perché è bello. Se fossi una donna mi vestirei così per incontrarmi con qualcuno. Se fossi un uomo agirei esattamente così per farmi lasciare da mia moglie. Amo tutto quello che dice. Il suo sguardo sulla vita, sul mondo. Victor! È tutto quello che sognavo.